tra un targa Florio Nelba si è concesso anche un vermentino, inteso come rally in terra e sulla terra di Sardegna. Paolo Andreucci non si ferma mai, anche perché sa, lui lo sa benissimo, che chi si ferma è perduto. E lui, per DNA e abitudine di vita, a perdere non è mica tanto abituato. Così sa che nulla va lasciato al caso. Ecco spiegata la sua partecipazione al rally dei Nuraghi e del Vermentino di pochi giorni fa. È infatti sullo sterrato che negli ultimi due anni ha pagato dazio pesante agli avversari e stavolta vorrebbe non fosse così. Intanto però si va ancora sull'asfalto, quello del 51esimo rally dell'Isola d'Elba, che dopo un quarto di secolo torna nel CIR. Corsa bella, difficile, affascinante, che il popolare Ucci, futuro assicurato da opinionista, presenta così. Rally dell'Elba, quest'anno un grande rientro di questa gara storica che ha fatto comunque la storia dell'europeo e del campionato italiano, per cui tutta da vedere, tutta da seguire. Parte da Portoferraio venerdì 25 maggio alle 16:15 per disputare le prime 5 prove speciali, diciamo, del primo giorno. La gara è stata rivista per oltre il 60% del suo percorso, è stata inserita una nuova prova speciale a Porto Azzurro Volterraio di circa 14 km. Da vedere per chi non si vuole spostare, la prova speciale dentro Portoferraio è una prova spettacolo di circa 2 km. In totale percorreremo 10 prove speciali. La caratteristica di questa gara è che ci sono tantissime curve, perché il percorso non ti dà un attimo di respiro e il terreno è anche abbastanza viscido, per cui andremo dal livello del mare su fino all'altezza del Monte Perone e ci sarà anche magari qualche cambio sicuro di temperatura e magari anche qualche cambio meteo. A Portoferraio all'arrivo sabato alle 17:25.